100 anni che traguardo a raggiungerlo. Angelo Caporrino, nato il 10 gennaio del 1920 a Monte San Giacomo, il suo centesimo compleanno ieri è stata una grande festa di comunità. È un nonnino sereno, sposato da 71 anni con Michelina Trotta, con cui condivide tutto, e anche ieri insieme hanno condiviso affetto e sorprese. Hanno 5 figli, Vincenzo, Giovanni, Arcangela, Pasquale e Claudia, arricchiti con la generazione di 11 nipoti e 5 bisnipoti. Nonno Angelo ha un temperamento forte come quello di chi ha condotto una vita semplice ma intensa, nell'impegno per la famiglia, nel sacrificio per il lavoro, prima da emigrante in Germania e poi nei campi al suo paese, nella dedizione alla patria che ha contribuito a difendere durante la Seconda Guerra Mondiale. Signore, che? Oh, ma vai, non ti capisci? Aggiungi sempre sotto controllo. Ma pure un mondo. Ma ne date tutti. Ma ne fino a riuscire. E domandando a questa, questa la non va. Ah, domandando lì. Ci ringrazio per essere la santa nottata. A tutti quanti, io non mi riferisco a questa festa. E grazie a tutta la popolazione. Mi piace, ma non lo so che per fortuna mi meraviglio. Tengo per tutta la festa. Grazie. Ringrazio la tanta nottata, forse una bella fortuna purtroppo. A uno si sta buoni, ha di piacere sempre. Grazie! La sua lunga esistenza è testimonianza di cambiamenti sociali, culturali, economici e politici che hanno segnato la vita collettiva e si porta dietro un bagaglio di storia e saggezza che sono oggi il faro per tutta la sua numerosa famiglia. Alcuni dei figli sono stati costretti a trasferirsi in altre parti d'Italia all'estero per lavoro. Nonostante la distanza, nessuno ha voluto mancare all'appuntamento dei suoi 100 anni. È un papà speciale, un papà bravissimo, lui ha sofferto sempre e quindi oggi siamo così felici di festeggiare questa giornata con lui, perché l'ha presa al cuore, l'aspettava questa data. Quindi noi siamo felicissimi di questa giornata che lui trascorre così serenamente. È una giornata bellissima, lui voleva arrivare proprio al suo traguardo. È arrivato, grazie a Dio, veramente è contento, è una giornata che è contento. Papà è semplice, lavoratore, retto e corretto, ci ha educato a noi e ringrazio a Dio che ce l'ha mandato, veramente. Emozionante, troppo bella, e ci facciamo tanti auguri al nostro papà Angelo. È stata proprio una gioia, un'emozione unica, irripetibile secondo me. E auguro un mondo di bene a nonno e speriamo di arrivarci anche noi. Siamo felicissimi di condividere questa cosa bella con mio padre, con tutta la famiglia, la comunità, il sindaco, voi. E un grazie a tutti. È stato protagonista di una grande festa ieri, iniziata con la funzione religiosa presso la Chiesa Madre San Giacomo Apostolo, celebrata da Don Agnello Forte. Poi il pranzo presso il ristorante Rezzo, dove è stato festeggiato e coccolato tra le cornie e fuochi d'artificio e la buona musica della Pino Pinto Band. C'erano tutti, le sorelle Antonietta e Colomba, i fratelli Pasquale e Carmine, con le rispettive famiglie, gli amici di sempre, il medico di famiglia Franz Nicodemo, il parroco, il sindaco Raffaele Accetta, la vice sindaca Angela D'Alto, l'assessore Antonio Caporrino, il presidente del parco Tommaso Pellegrino. L'invidiabile traguardo raggiunto infatti meritava un momento istituzionale. Il primo cittadino Accetta e il presidente Pellegrino hanno omaggiato nonno Angelo con 2 targhe ricordo. Momento di grande soddisfazione, di grande anche commozione, se vogliamo, vedere un centenario che arriva a questa età, si può dire quasi perfetta forma, insomma, consapevole e cosciente di tutto quello che succede, con la sua famiglia, con i fratelli, la sorella, i figli, i nipoti e tutta la comunità.